Signore e signori, buonasera. Questo è GTA Online. Mi ha appena chiamato Franklin che mi dice: Suri, vieni qua da me che dobbiamo presentarti un cliente importante. Ebbene, abbiamo comprato l'agenzia, siamo carichi, facciamolo. Tra l'altro mi avete detto che... No, non è E? Non è F perché con F scendi. Ma che cazzo è che si suona il clacson? Non era E per suonare il clacson? Perché io lo so che c'è lo sprint su sta cazzo di macchina, ma sull'oppressor intendo, ma... Non... Cazzo di tasso... Scusa, fammi cercare un attimo. No, perché se no, cazzo, ogni volta me lo dite, ma ogni volta mi dite che è un coso diverso. Boh, forse è la X. Vedo tante X. Sarà la X. Vincent, hai rotto il cazzo. Ah, ok, è la X. Vabbè, ma non dura un cazzo. Vabbè, come non detto, come non detto. Allora, no, volevo fare una cosa al volo. Volevo aprire la mappa e andare un secondino al nightclub prima di andare da Franklin. Oh, che è successo? Andiamo un secondo al nightclub. Voglio vedere come siamo messi a livello di cose da parte. Non abbiamo bisogno, perché abbiamo scoperto che, insomma, ci sono 8.000 modi per ottenere soldi in GTA e fare le missioni è bello, ma sicuramente non è il metodo più comodo per fare soldi. Mi avete elencato una marea di cheat e trucchi, ma cheat e trucchi io no, non vorrei usarne, ecco. Quindi le shark card vanno bene, mi avete mostrato che ci sono anche altri modi per ottenere le shark card, insomma. Non è un problema, non è un problema. L'importante è avere i soldi per fare le cazzate in GTA, giusto? Giusto. Allora, entriamo e vediamo che succede di bello. Andiamo nel nightclub, andiamo nel nightclub. Ora, quindi non è per bisogno che voglio vedere quanti materiali abbiamo da parte, ma proprio... qualcuno è venuto in una sezione VIP? Andiamo, andiamo. Non ti preoccupare, Marcel. Mi avete detto che se diamo via, diciamo, se mandiamo via i piantagrane, siamo... diventiamo, come dire... Restiamo con... Mi fate passare? Con la popolarità alta, senza dover fare quelle missioncine tipo il dirigibile e così via. Quindi mi sembra molto intelligente se mi fanno passare. Dove cazzo si sale da qua? Ah, no, dall'altro lato. Andiamo nella zona VIP e andiamo a sminchiare un bastardello. Dov'è il bastardello? Zona VIP, eccoci. Chi ha il piantagrane? Pezzo di merda. Vattene via da qua. È arrivato. In macchina? No, porta il VIP all'ospedale? Ma che sbatti? Io pensavo di doverlo cacciare e basta. Oh, ma chiama... Il VIP si spaventa? Maledetto. Maledetto, potevi non spararti 8.000 droghe in corpo? Eh? No, dico, mi sembrava la cosa più sensata. Vabbè. Oh merda, il bro si sta per cagare addosso. No, si è spaventato. Ah, no. Vabbè, e niente. Ma non stavo andando velocissimo. Sei un figlio di puttana. Ma pure preso fuoco la macchina? Ma in che senso? Ma cosa è successo? Sangue, fuoco. Vabbè, andiamo da Franklin. Ma ho cambiato idea, non voglio neanche vedere quanta roba abbiamo. Ok? Non, ho cambiato idea. Non mi interessa. Anzi, vediamo, dov'è Franklin? Qua vicino al campo da golf. Andiamo da Franklin. Grande Franklin. Sei mancato, Franklin. Mi sei mancato, te lo devo dire. Niente, probabilmente ho perso popolarità al nightclub, che è una brutta roba. Brutta roba, perché sono 50.000 dollari al giorno. Anzi, mi avete detto che posso anche aumentare e diventano 100.000 al giorno, volendo. Vabbè, diciamo che al momento non ci interessa, ok? Abbiamo praticamente fatto cagare addosso un VIP. Giusto. Andiamo a giocare a golf di conseguenza, perché dopo che uno fa il proprio lavoro ha bisogno anche di un premio. Ah, tra l'altro ho detto un VIP di quelli cazzutissimi, quindi e voi mi avete suggerito su di fare le missioni perché guarda che incontri gente forte, non so chi potremmo trovare, però va bene lo stesso. Allora, golf club, eccoci qui, dove... Beh, sarà qui. Allora, proviamo ad atterrare. Non siamo in strada, ma ce ne sbattiamo il cazzo. È da questo lato? No, probabilmente dall'altro lato. Passiamo sotto. Bello, il country club a Los Santos. Entra nella sede del club. Eccoci qua. Siamo noi. Oh, prima volta che entriamo qui dentro, eh. Non so se... No, aspetta, cos'è sta roba? Sulla buona strada? Ah, ok. Acquista giubbotto super pesante? Va bene. Compriamolo. Sala attesa, no, chiusa. Gioca, lo facciamo da solo, facciamo da solo, sì.
tanto sono resistente al massimo, mira al massimo, completo. Ah, scegliamo un po' un outfit. Allora, Pro Laps Golf, la polo rosa, non c'è una polo bianca da golf proprio, no? Cioè, verde e bianco mi sembra più stilosino. Ce lo facciamo andare bene. Grande Franklin, bro, come va? Mamma mia, che stile, bro. Muoviamoci. Allora, vediamo chi è che ci porta a vedere. Comunque questa cosa è vera. Ho letto. Mi è arrivata voce che gran parte degli affari più importanti del mondo vengono completati all'interno del golf club, davanti a un tavolo di poker o robe del genere. E tutto vero. Ma che cazzo, ma quello è il dottor Dre? Ma Pooh? Ah, ci sono anche i Pooh. Fantastico. Grande. Chissà quanti soldi gli hanno dato per metterlo in GTA. No, dai, per poco. Allora, non ho mai giocato a golf, onestamente, ma potrebbe essere interessante. Va bene. Ok, non so cosa sta succedendo. Io queste cazzine, onestamente, cioè belline, ma alla fine... vabbè. Oh, si stanno per massacrare, eh? Ecco qua, vai, i vecchietti si stanno per massacrare. Perfetto. Ah, beh, fantastico. Oh, oh. Ora il dottor Dre prende la mazza e inizia a picchiare qualcuno. Palese. E invece no, dai. Top, rotto la mazza, va bene. No, dobbiamo inseguirli con il kart. Bellissimo. Andiamo, Franklin. No, ma che missione incredibile. Dottor Dre, Franklin. Dove sono i bastardi? Di qua, gira, gira, gira. E vabbè, ma non curva sta merda. Vai, ho pure investito il tipo. Allora, urta il golf cart dei giocatori per intimidirli. Ma guarda, pezzo di merda, cosa vuoi fare? Allora, io andrei a colpire questo perché l'altro si è fermato. Madonna, ti prendo in pieno, pezzo di merda. Dottor Dre? Mi devi rompere il cazzo, Dottor Dre? Madonna, guarda, non ti sparo solo perché sei ricco. Madonna. Che poi mi crei più problemi che altro. Ho capito, ma quanto devo urtarli sti robi? Mica, va veloce il bro. Allora, il tipo B ci sta raggiungendo, ci raggiunge lui. C'ho il nostro su sta roba? No. Sì, ma non posso andare troppo veloce. Dai, dai, pezzo di merda. Dai. No, allora, però bellissima come missione all'inizio, ma insomma dovrebbe essere un po' più un po' più facile. Come faccio? Devo prenderlo in curva praticamente. Ok, lo prendiamo in curva, non è un problema. Certo, io avrei anche un lanciarazzi da utilizzare, no? Dico per questioni pragmatiche, non altro. Ok, giocatore di golf A quasi morto. Fortuna che il giocatore B ci sta seguendo, anzi sta facendo tutto da solo il giocatore B. Ancora meglio. Oh bro, ma dove vai? Minchia, dovevi saperlo che dal fastidio a Dr. Dre qualcosa succedeva. Il bro se la fa con Eminem e tutta quella gente lì. Cioè, cosa ti aspettavi? Figa. Vuoi entrare nel movie studio? Non hai capito un cazzo. Oh merda, se entrano davvero nel movie studio? Sì, c'è anche da dire che loro sono da soli, sul kart. Noi siamo in due. Già non va veloce, Franklin. Se siamo in due pesiamo di più, insomma, eh. 101 qui. Oh merda. Oh, figa, derapata col kart? Ma si è portato via la sbarra il bro. Vabbè, dai. Ma ce la fai? Mi lasci in pace? Allora scendo e li prendo ammazzate. Un chiaro Deo Drive. Oh, ma non curva un cazzo sta roba. Sembra una missione di Saints Row. Ok, il bro insegue il giocatore di golf. Cosa vuol dire insegue il giocatore di golf? Ok, allora dobbiamo seguire il giocatore di golf. Non potevo seguirlo e basta. Va bene. Tanto mi va molto più lento ora. Oddio, ma guarda, perché lui va così veloce e io vado così lento ora? Bro, c'è un problema. Oh Franklin, si sta scappando, lo sta accostando, t'è inculato. Ah mica, sta andando al pier, va bene, andiamo al pier. Easy, no problem bro. Sì, comunque sta roba che ora all'improvviso il mio kart non funziona più, non l'ho capita Franklin, Vabbè. Ah, povero cucciolo. Madonna, lo spacco di botte. Allora, secondo me non tocca ammazzarlo, però andare lì così con l'outfit da golf è molto gangsta, va detto. Spacchiamogli la faccia? Certo, bro. Oddio, così? Ma va bene. Mi sembra un po' esagerato. Madonna, lo massacriamo di botte. Dai, vai, chiedi scusa, non mi frega un cazzo. Ok, guarda. Una pam nel culo. Pam sulle caviglie. Pam sulla schiena.
un po' malavitosa come roba, ma va bene lo stesso. Pam! Ma non è che lo ammazziamo? Cioè, 5 botte così l'avresti ammazzato in real life, in testa. Però va bene, ragazzi, non picchiate la gente in real life, che poi finite in carcere. Ok, ha capito, ha capito. Ora chiamiamo il dottor Dre. Ma il telefono chi ce l'aveva? Io non ho capito sta roba. Top, missione compiuta. Beh, ma che missione incredibile, andare in giro con il go-kart così. Mi ha pure dato, $11,000 di lusso. Vabbè, queste missioni fanno scassare, davvero. Ma, e quindi la roba del telefono non c'è. Ok, siamo di nuovo al pier, però non ci interessa. Cioè, ora devo tornare in agenzia per fare la prossima missione, mi stai dicendo? Probabilmente sì. Ah, $50,000 mi ha dato? Fantastico. Non ne conosco il motivo, ma non è un problema. No, allora, non andiamo da flanking. Voglio tornare un attimino a vedere la situazione del nightclub, perché potrei aver sputtanato tutto con il VIP che è andato a fanculo. E voglio vedere anche quanti... come si chiamano... quante cose abbiamo nel magazzino. Perché, per capire, perché anche prima volevo capire. Ecco, Franklin tra poco mi chiamerà. Fantastico. Allora per il momento non ci preoccupiamo troppo. Tanto si chiama Franklin, insomma, va benissimo. No, volevo capire. Siamo passati un paio di puntate. Ho comprato l'agenzia, sono andato a fare il raduno. Questa è la terza puntata che passa più o meno. A livello di tempo di gioco saranno passati, non lo so, un'oretta e mezza. Voglio capire quante cose mi ritrovo nel magazzino del nightclub con questo tempo che è passato. Perché se mi trovo tipo 300.000 euro da consegnare, figo, lo andiamo a consegnare subito. Però ho dei dubbi, ecco, ho dei dubbi. Voglio capire, potrebbe essere $50,000 come 100 o come 10. È una roba molto, molto random. Ho notato che quando fai le missioni aumenta. Cioè ogni volta che vai a controllare dopo le missioni tipo di... ah, popolarità siamo comunque belli altini. Abbiamo 100k cassaforte, che tanto male non è. Posso prenderla? Beh, cazzo, prendiamoli, cazzo, 100k in cassaforte così. Popolarità 4,5 su 5. Purtroppo, diciamo, quel faux pas con... quel passo falso con il bro VIP non è stato il massimo, però... oh, poteva andare peggio. Figa, abbiamo $170,000 così cash. Ma bello, bello. 2 milioni cash mi devi dare, cash. Andiamo nell'app, che non è un'app perché non posso gestirla. Abbiamo $135,000. Allora, vedi che caso che funziona. Io non so se entrate quotidiane di $45,000. Però vedi, non posso aumentare. Non so chi mi aveva detto, ah, puoi mettere a 100.000. Non mai vero nella vita, mai vero nella vita. Però va bene lo stesso, non è un problema. Quanti vendi prodotti? $130,000. Beh, non è male, eh. Cioè, non è male. Potrebbe andare molto peggio. Vendi ordini speciali? Questi non so cosa sono, però immagino che... non so come fanno ad andare avanti, tra l'altro, queste robe qui. Migliorie, non possiamo migliorare un cazzo. Sarebbe curioso, e ve l'avevo già detto, ma sarebbe curioso vedere come funziona per la questione del... ma se io compro un altro nightclub, così, per dire, tipo quel maledettissimo nightclub... scusa, apri... no, alzati da qua, prendi il telefono. Io voglio comprare il cazzo di nightclub... intanto fammi mettere da parte i soldi, per favore. No, già che siamo qui, deposita, grazie. Deposita tutto, $170,000, fantastico, grazie mille. No, allora, se io volevo, perché magari si può e sono scemo io che non ho capito come, però qui noi vicino, no, non si può, non si può. Nightclub, noi abbiamo questo, ma se io ne compro un altro, come funziona? Tipo, ne abbiamo due vicini qui, potremmo comprarne due, che poi... è diverso, giustamente. È diverso, giusto? Beh, in realtà non mi sembra molto diverso. Illuminazione. Beh, è chiaro che compri tutto poi alla fine. Piani aggiuntivi al tuo deposito? Aspetta, figa. Allora posso upgradare il mio nightclub, mi stai dicendo? Magari il nightclub non l'ho comprato al massimo? Mi sembra strano. Quando compro le cose di solito le compro al massimo. Scusa, eh? Modifica. Illuminazione, ce l'abbiamo, fantastico. Nome, deposito. Ah! Possiamo aggiungere il deposito, figa. Possiamo aggiungere due livelli. Due livelli non è poco. Vuol dire che possono lavorare, lavorare, lavorare. Giusto? Cubisti?
due donne, mettiamo due donne, deposito 5, no beh, abbiamo i cubisti sti cazzi, lascia pure due uomini e una donna, un uomo e una donna, ghiaccio secco easy, vogliamo mettere due livelli in più, figa sì, sì, compriamo due livelli in più, garage non mi interessa, però visto che questo è l'unico, no non metto, cazzo vado a mettere a fare la meta, ci sono già dentro bro, questo è l'unico posto dove effettivamente puoi lavorare senza lavorare, cioè che lavora da solo, e allora figa investiamo un po', investiamo, qua posso scendere, piano interrato, no ma io volevo vedere il deposito, non è che il deposito è sempre qua dentro? No, chiedo perché poi, però ho speso un milioncino con molta facilità tra l'altro, ma lo faccio, è un qualcosa che capita, come vado ai depositi? Ah eccolo, piano interrato... meno 4, meno 5, cazzo, bello, abbiamo due penny in più, vedi, vedi, bisognava upgradare, figa, bisognava upgradare, bello, B4, tutto vuoto al momento, sicché la mia domanda diventa, avendo più gente, posso assumere più gente, cioè avendo più spazio, posso assumere più gente, è corretto? È sbagliato, tecnici massimo 5 su 5, però è aumentato il range di cose che posso tenere da parte, che non è male, non è male. Ora ripeto, non so bene come funziona, però se io potessi, cioè secondo me, no no probabilmente no, sto pensando, cazzo, ma se compro migliori staff, già lo possiedo, dovrei cercare su Google, guarda cerco il volo GTA online, if I buy more nightclubs. Vediamo. No, 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 solo uno se ne può comprare. Peccato, peccato. Beh, oddio, però 5 anni fa l'hanno scritta sta risposta. No, no, no. No, no, non si può. Massimo uno, ok, perché altrimenti era un super hack. Va bene, allora, signori, Telovas, per questo video è tutto. Bellissima missione con il go-kart. Aspettiamo che ci chiami Franklin per spaccare tutto con Dr. Dre a questo punto. Per il momento è tutto, ci vediamo nei prossimi giorni con una nuova puntata. Ciao a tutti.